Ok ragazzi, Hogwarts Legacy è alle porte, mancano praticamente poche ore prima di poterlo giocare per quelli che hanno preordinato la versione Deluxe oppure quelli che hanno rotto il Day One fisico, lo stanno già giocando. E quindi andiamo a vedere in questo video quali sono tutte le informazioni che abbiamo raccolto sul gioco fino ad ora, prima di metterci sopra le mani, perché sono usciti una miriade di gameplay, PlayStation 5 trailer, gameplay trailer, eccetera eccetera eccetera, e quindi dobbiamo fare un po' di ordine. Allora, iniziamo dalle informazioni basilari. Hogwarts Legacy è un gioco single player, non c'è multiplayer, non c'è cooperativa e per il momento non sembra neanche che ci sia la volontà di andare in quella direzione con i prossimi aggiornamenti, quindi per il momento non si potrà giocare con i nostri amici, per il momento, quindi vedremo in futuro cosa succederà. Hogwarts è uno di quei giochi che al lancio sarà disponibile solo per la next gen, quindi PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Per le vecchie generazioni dovremo aspettare qualche mese, uscita prevista per PlayStation 4 il 4 di aprile, mentre per Switch dovremo aspettare quest'estate con l'uscita prevista per il 25 di luglio. Per quanto riguarda l'imminente uscita invece, per tutti quelli che avranno preordinato la versione Deluxe potranno giocare ad Harry Potter dalle 19 del 7 di febbraio, mentre chi avrà la versione normale potrà giocare invece dal 10 di febbraio. Per quanto riguarda la piattaforma da scegliere, tenete a mente che chi è su PlayStation avrà qualcosina in più come cosmetici, piccole missioni secondarie, avendo una piccola sorta di esclusiva. Ok, vediamo ora però dentro al gioco cosa possiamo fare. Ovviamente come in ogni single player in terza persona che si rispetti, abbiamo la possibilità di creare il nostro personaggio da zero, completamente customizzabile, sesso, faccia, voce, eccetera eccetera. I vestiti di partenza ovviamente saranno quelli, ma poi potremo cambiarli più avanti, appunto, quando li troveremo. L'editor sembra essere abbastanza buono da quello che si è visto, a parte forse la scelta della voce, che sembrano esserci soltanto due varianti, e poi la possibilità di scegliere se essere un po' più rauca o un po' più alta. Per quanto riguarda la campagna e la storia di Hogwarts Legacy è incentrata sui fatti antecedenti alla storia che conoscete tutti dai libri e i film di Harry Potter, quindi siamo intorno alla fine del 1800, ovviamente però aspettatevi di trovare tanti riferimenti all'interno del gioco, ai libri e ai film. Noi saremo uno studente di Hogwarts che dovrà letteralmente studiare e a quanto pare una grande parte della campagna e missioni secondarie saranno proprio relative ai professori delle nostre classi che funzioneranno da NPC per le nostre singole abilità, dalle pozioni alle magie, grazie alle quali saliremo di livello mentre proseguiremo anche con la storia del gioco. A proposito di classi, il punto forte del gioco sarà proprio Hogwarts, che sarà completamente visitabile in ogni sua piccola stanza, con tanti segreti da scoprire tra muri invisibili e combinazioni eventuali da trovare. Ovviamente dovremmo far parte di una casa della scuola di magia e avremo la possibilità di scegliere tra le quattro che tutti conosciamo anche soltanto di nome, quindi Grifondoro, Serpeverde, Tasso Rosso e Corvo Nero. Una volta fatta questa scelta ci saranno tre compagni per le tre rispettive case che non abbiamo scelto, che ci guideranno in alcune missioni secondarie e racconteranno un po' della loro storia. Quindi queste missioni o comunque questa parte del gioco non sarà completamente un gioco di ruolo e sarà piuttosto scriptata, quindi non vi aspettate di poter fare nessuna scelta importante per quanto riguarda questi personaggi oppure di costruire tra virgolette qualche storia d'amore con gli NPC in stile cyberpunk, perché non sarà così. Però alla base un po' di RPG c'è, perché comunque in Hogwarts Legacy potremmo configurare il nostro personaggio a nostro piacimento con abilità e magie, e ovviamente ci sarà anche tanto loot da trovare in giro in casa, ma anche come drop, e in tutto questo ci sarà il menu a tenere traccia dei nostri progressi, dalle nostre skill alle cose che abbiamo scoperto in esplorazione, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il nostro arsenale, avremo a disposizione durante tutto il gioco, quindi ovviamente non tutte all'inizio saranno sbloccate, circa 20 magie con alcune varianti. Non tutte le magie che scopriremo saranno d'attacco, quindi proprio di combattimento, ma alcune magari serviranno per trovare oggetti, diventare invisibili o da altri soltanto per illuminare gli spazi bui, quindi insomma non tutte 20 le useremo poi alla fine in combattimento. Da questo punto di vista Hogwarts Legacy si comporta come un action con tutte le caratteristiche del caso, quindi i combattimenti saranno in tempo reale con movimenti che richiamano i giochi action più recenti. A disposizione durante i combattimenti avremo 4 magie che potremo equipaggiare e ovviamente fare le combo per massimizzare
il nostro eventuale danno. E cosa interessante, sembra anche esserci una meccanica di parry, e cioè di parata e contrattacco tipica dei Souls-like. In Hogwarts Legacy c'è anche una forte componente di esplorazione, perché il mondo di gioco fuori dalla scuola è totalmente esplorabile e sicuramente ci sarà qualcosa di interessante da scovare e da scoprire. Proprio per questo, se non volete perdervi questo genere di informazioni con segreti, piccole guide, vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi nessun tipo di contenuti di questo tipo. Ovviamente ci sarà ancora tantissimo di cui parlare per andare a fondo con tutti gli argomenti che abbiamo trattato così superficialmente in questo video, solo per darvi una piccola introduzione al gioco. Per il momento fatemi sapere solo cosa ne pensate di Hogwarts Legacy, se sarete in prima linea all'uscita oppure no, e io, ringraziandovi di aver guardato il video, vi do appuntamento al prossimo.